Ciao ragazzi, sono Blaster HD e questo è il quinto episodio della nostra serie delle sfide di Natuma Eleven 3 The Ogre. Nelle scorse sfide avevamo battuto la selezione dell'America, mi pare, e la squadra francese, quindi l'America del Sud, mi sembra. E dunque, appunto, queste due, e oggi batteremo questa, ovvero la squadra spagnola. Quindi era da veramente da un po' di tempo che non registravo parti di questo genere, era venuto da due mesi, però ho deciso di continuare perché alcuni me l'hanno chiesto e poi perché ho visto che le visualizzazioni sono veramente alte con questo tipo di video. Allora direi di mettere Axel e Austin dentro, non per il livello ma perché mi piace di più Axel. Poi direi di mettere al posto di Badap, che è ancora un po' scarso, mettiamo Caleb, e Jude al posto di Eric, così potrebbe andare. Questa qua è la squadra spagnola, se si può vedere pure dell'anime, fate che abbasso un attimo qua la velocità, mettiamo così, e qua abbasso un po' il volume che mi sono dimenticato, proprio lo levo proprio. E dicevo, la squadra spagnola si può vedere nell'anime e quando, come si può dire, diciamo quando il Giappone è... Mi sembra che deve ancora battere l'Italia, mi pare. Ditemelo nei commenti se sbaglio, ma non mi ricordo. No, però non si può giocare così, mi dispiace, ma devo sicuramente aumentare un po'. Ok, così potrebbe andare un po' bene. Bravo, Caleb. Passiamo la palla a Austin. Sean. Ancora la palla per Austin. Il ritorno per Valin. Austin. In mezzo vede Axel che è libero. Ci sbatte la porta. Una stecca, l'avvitamento incrociato o infuocato, non mi ricordo mai. La botta di Axel Blaze fa tremare la porta e il portiere della Spagna non può far niente. Era un po' titubante sulla riuscita del gol, ma vabbè, potevo anche non dubitarne più di tanto. Ok, dopo solo 6 minuti siamo 1-0, ovviamente 6 minuti del tempo regolamentare. Qui in scivolata Sean Frost con la sua lastra di ghiaccio, non so, una cosa del genere. Ok, in gioco in giapponese, non me lo ricordo, quelli dell'anime. Caleb ancora palla per Sean, ritorna per Valin, Axel, Valin si accentra, ottima intesa e adesso mette in atto il suo tiro, che è il colpo supremo. Mi pare che l'altra mossa è Ariete del Caos, potrebbe essere, oppure una di quelle mosse forti che hanno anche quei giocatori che vengono dall'altro mondo, quelli là che hanno rapito Canon. Comunque non mi ricordo che mossa è l'altra. Gli spagnoli sono a condurre la gara, ma il punteggio non lo dimostra. 2-0 per la squadra giapponese. Qua non mi ricordo come si chiama questa mossa, però esprime tutta la sua cattiveria con una gomma da masticare. Quanto Byron è scivolata, poi per scattare un altro ci pensa al suo salto temporale. Fantastica mossa che mi è sempre piaciuta, di Byron Love, detto anche Afrodite. Valin si accentra, lo vede, non c'è intesa. Thor, bravissimo, vediamo se riesce a scartarselo. Bravissimo Thor. Thor Stoutberg riesce a eliminare l'avversario spagnolo. Bravissimo anche Caleb, che riesce a portare avanti la sua squadra. Ma non è finita, perché la palla è per Austin. Sean, ancora Dvalin. Austin, dentro per Blaze. Fantastico. E probabilmente questo è uno dei suoi ultimi tiri in questa partita, dato che verrà sostituito nel secondo tempo da Xavier Foster. E vediamo cosa ci può regalare quel fantastico giocatore, ex dell'Alius Academy, ma poi grazie a Mark Evans e i suoi compagni, insomma, sono riusciti a sprigionare la loro voglia di calcio senza barare. Qua è il grandissimo indeciso di Axel. Poi Dvalin, ancora è loro, però troppa gente spagnola, che troppi giocatori che appunto impediscono la loro rete di passaggi. Axel, Dvalin, niente da fare.
E anche Dvalin uscirà dopo questa sua fantastica mossa, che lo dico sempre, come si chiama ora non mi ricordo. Potrebbe essere scudo di energia, scudo, boh, scudo di qualcosa. E qui ancora, per chiudere in bellezza, Austin tenta il tiro. Veramente, questo qua è una delle mosse più belle, l'attacco, diciamo, caratterizzato da queste spade che si intersecano intorno alla palla. Veramente molto bello. E la si può vedere nell'anime quando... Non mi ricordo Austin, ah no, sì, contro Notturnia, non contro gli Dark Angel, quelli là che devono ancora, che sono uniti, proprio contro la squadra di Notturnia. Invece quelli di Celestia c'è l'altra squadra, non so se avete visto la puntata da 110 in poi, una cosa del genere. 4-0, si torna in campo, ma prima Plaster vuole fare alcune sostituzioni, si tratta di Axel, entra Xavier Foster. Austin rimane ancora, ma non per molto. Entrerà intanto Badap per Dvalin. Vediamo cosa può combinare lì a fare il trequartista il giocatore Slider. Tanto qui Caleb, che non vuole rischiare con la sua scivolata micidiale, pesa con una scivolata, ma niente da fare. Qua c'è la mossa del torero, chiamata così, caratterizzata appunto da questo velo rosso, che non si può pensare altro. Tanto Jude, che non riesce ad entrare in possesso, ma in porta c'è Mark Evans. Lui, bella sta mossa, ma non mi ricordo come si chiama, anche perché non l'ho mai vista in atto. Noi abbiamo Mano dell'Omega, Omega Ending, in poche parole, grandissimo Evans, che riesce a neutralizzare il tiro degli spagnoli. I giapponesi nel gioco sono veramente forti, ma nella realtà contro gli spagnoli avrebbero fatto già il culo gli spagnoli. E intanto probabilmente anche qua c'è l'ultimo tiro di Austin, dato che ha finito i punti tiro. Ci va con la sua mossa RC, la sua macchina telecomandata da una radiolina. Ricordo che nel gioco non la puoi imparare normalmente, ma si deve andare dalla mamma di Austin al bar. Tanto qua la palla viene presa, non è molto efficace a quanto pare contro quel portiere. Poi c'è ancora la lastra di ghiaccio, ora aspettiamo che intervenga un fallo, una palla in un fallo laterale, se non un gol, per fare la nostra ultima sostituzione per il momento. E intanto qui Badap dà tutta la sua energia per questo tiro da 46 punti. La migliore che ha Badap è proprio questa. Questa qua si può vedere nel film del 2023. Non ovviamente ancora dato in Italia, ma solo in Giappone. E c'è il gol, il primo gol di Badap. Anche qua sigla, mette la sua firma, Badap Slider. E intanto entra, vediamo un po'. Sì, entra Cannon per Austin. E niente, voleva entrare Eric per Jude, ma Jude e Caleb, cioè tra Jude e Caleb, fanno un ballottaggio, però sono ancora abbastanza in forma. Qui Xavier si vede tutto il suo animo, vuole mettere una firma pure lui in questa tabella dei gol. E ci prova con questa mossa da 55, che sembra una versione modificata della meteora dirompente. Sembra, eh. Se qualcuno sa comunque come si chiama questa mossa, ditelo nei commenti. Io faccio sempre un po' queste domande per intrattenervi, per interagire con voi. Comunque mi hanno detto alcuni utenti, di cui Seratto 393 e un altro, che vabbè metterò semmai il suo link in descrizione, dato che mi ha aiutato, mi ha detto che la mossa che ha Xavier insieme a Shawn è il DNA, mi pare, sì, DNA. E l'ho vista pure nell'anime e la si può vedere contro i Dark Angel. Oddio, qua un altro tiro in porta. Questa volta Dark Angel si intende la fusione fra la squadra di Notturnia e quella di Celeste. Mi pare che sia così, sì. Al 98% dovrebbe essere in quell'occasione che si può notare la sua mossa. La mossa del DNA, veramente molto bella. E intanto Mark quindi al rinvio. C'è Harley che prende palla. Caleb. Shawn avanza, palla al piede, palla per Cannon.
Anche lui vorrebbe mettere la sua firma con il suo settimo gol. E niente da fare perché gli sbarrano la strada contro. E il giocatore non può, Zuma, non può andare avanti, nonché nipote del portiere Ivans. Comunque spero da proprio che non facciano nessuno tiro da distante, perché o meno che me lo para un difensore proprio da blocco, perché non ha più punti tiro. Tanto qua confuso anche Badap da questa mossa del Torero Camomillo da parte degli spagnoli. E l'avevano fatto contro di Kevin nell'anima, questo me lo ricordo, quando nel cartone l'hanno fatto contro di Kevin. Attenzione, troppo spazio a questo spagnolo, c'è la scivolata che probabilmente mette fine a questa partita. Non vince il contrasto, ma credo che ormai la partita sia finita. I giapponesi vincono per ben 6-0, 6 gol di scarto. E quindi riusciamo a portarci a casa un bel bottino, bottino di esperienza e anche un po' di PE e PT, insomma. Eccoli qua, mi ha veramente molto. È salito intanto Torre 76, anche Axel 76, Jack 78, Xavier 68 e Mark 71. E guardate un po' i livelli se vi interessa. 1241 punti esperienza, e no, punti passione, e 92 punti carisma, e 984 punti esperienza e ricevuti per ogni giocatore. Quindi ragazzi, questa era la sfida contro la Spagna. Noi ci vediamo nella prossima parte. Ora guardate dal titolo come si chiama la squadra spagnola, perché non mi ricordo. E se vi piace lasciate questa serie, lasciate ancora un commento per dire sì, continua, continua. Quindi spero che seguite ancora a questo punto del video. E quindi ci vediamo alla prossima. Vi ringrazio tutti per i commenti. Siamo quasi a 100 iscritti, ragazzi. Mi raccomando, fatemi arrivare in fretta. E alla prossima. Bye bye.